Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso. Presero dunque Gesù e lo condussero via. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ed egli, portando su di sé la croce, uscì verso il luogo detto Cranio, in ebraico Golgota. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse, attesi ansioso e nessuno che mi sostenesse. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù vide la madre lì presente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Or mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo Simone di Cirene e gli posero addosso la croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Cristo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei più piccoli, l'avete fatta a me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato tra i malfattori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù parla alle donne piangenti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quasi esanime a terra mi ha ridotto, già mi vanno accerchiando i cani in frotta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù viene spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste per sapere a chi di loro dovesse toccare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Fu crocifisso insieme ai malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, esclamò: «Tutto è compiuto». Poi, chinato il capo, rese lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 13ª stazione. Gesù viene deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo avvolse in un candido lenzuolo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 14ª stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra, dove nessuno ancora era stato messo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Madre, dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Preghiamo. Sopra il popolo che ha commemorato la morte di Cristo tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui, scenda, Signore, l'abbondanza dei tuoi doni. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede e l'intima certezza della redenzione eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.